Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andate e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Qual è il livello di sopportazione che siamo disposti a tollerare e cosa succede dentro di noi quando la pressione sale? Cosa vogliamo davvero? Che cosa sono i nostri desideri? Perché dopo un po' di tempo diventa impossibile non notare che siamo parte in causa e che siamo in qualche modo complici dell'abuso che si sta perpetrando? Fino a che punto sei disposta ad accettare il maltrattamento? Questo aspetto è impossibile da ignorare. Cerchiamo di fare qualcosa, di agire sulla relazione, di interrogarci su come e su cosa potrebbe fare la differenza. Come potremmo migliorare la situazione? Cambiare l'altro farà funzionare tutto ciò? Sono tutte modalità per resistere al cambiamento di noi. Siamo noi l'unica persona sulla quale possiamo agire e dove possiamo davvero fare la differenza. Cambiare noi, grande o piccolo che sia, cerchiamo di mantenere il nostro status quo, mantenere intatti i nostri desideri, le nostre illusioni ed evitare per quanto sia possibile che si scontra con la realtà. Ecco perché il cambiamento dobbiamo essere noi a farlo. Uno dei primi effetti è che si ha paura del leone e fa molta più paura del leone stesso. Quando tu affronti il leone, potresti scoprire che è più facile di quello che pensi. Non è poi così potente. Il potere era principalmente quello che tu gli stavi attribuendo. Il narcisista, dal quale è temuto il suo giudizio, la disapprovazione, l'umiliazione, lo scherno, ad un certo punto si rivela fragile, un piccolo essere con una miriade di difetti, con degli aspetti che alla fine risultano ridicolo. A questo punto ti rendi conto di chi è veramente e che ti stavi limitando tu per evitare il suo giudizio e ora ti rendi conto che non è assolutamente importante. Un'altra cosa che ti rendi conto che stavi avendo un rapporto a senso unico, una conversazione con due persone che sono diametralmente l'opposto l'uno dall'altro. Ti rendi conto che le conversazioni sono sterili, inutili, che non portavano da nessuna parte. Il colmo è che potresti accorgerti che sei tu l'unica che sta alimentando questa situazione, come le altre relazioni del tuo passato, cercando di ottenere attenzioni da chi di te nulla importa. Nel momento in cui scegli di cambiare, ti porteresti a avvertire un grande e riposante respiro rilassante dopo una lunga fase di tensioni, di sforzi, umiliazioni. Improvvisamente ti capita di avere voglia di avere del tempo per te, di pensare a te. Che senso aveva quella relazione con una persona così complessa e così nefasta? E ora che pensi a te? Tutte queste energie si liberano perché la relazione con una persona manipolatoria, tossica ed ad alta conflittualità è molto impegnativa e frustrante. Hai creduto, anzi hai bevuto le sue bugie per cosa? Per arrivare a capire che in prima persona devi mettere te stessa. Ti chiedi perché ho resistito così tanto? Perché mi sono fatta così tanto male? Perché è semplicemente naturale, visto il love bombing del narcisista, che poi si è rivelato un carcere, un buco nero dove sei precipitata. Ad un certo punto ne hai abbastanza e fai click, perché tutto ciò non è più sostenibile, basta quel click, nulla più, per arrivare a dire basta. Quel click meraviglioso, quel click che ti fa guardare avanti, vedendo quella piccola luce in fondo al tunnel. E se hai bisogno del mio aiuto con l'ipnosi per uscire, per salvaguardarti, per riprenderti in mano e rivolerti bene, per aiutarti in questo cambiamento che forse per te in questo momento è un pochino difficile, contattami. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Insieme possiamo farcela. Un bacio a tutti e al prossimo video.